Ciao ragazzi, oggi nel canale portiamo la recensione di un mezzo nuovo. Ovviamente questo qui ci è stato gentilmente prestato da il sottoscritto, è l'ultimo acquisto. Parliamo oggi del Cabot Mantis da 500 watt. Parliamo di un mezzo che attualmente rispetta tutte le normative italiane, parliamo di un mezzo che è molto ma molto superiore rispetto ad altri, parliamo di un mezzo che ha sospensione anteriore e sospensione posteriore. Ora vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel mi piace e continuate a star connessi con noi, che vi facciamo vedere un pochino questa belva che cosa riesce a fare. Sigla! When you think that you've lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to... Allora ragazzi, Cabot Mantis, la ditta Cabot tira fuori un monopattino che a mio avviso è tra i migliori in circolazione. Stiamo parlando di un monopattino che presenta al suo interno una batteria da 48 volt da 13 ampere e il motore abbiamo 500 watt di potenza. In più troviamo, a differenza di altri monopattini, una sospensione nella parte anteriore fatta con questi due leveraggi e in più troviamo nella parte posteriore la stessa sospensione. Poi, come la normativa italiana vuole, troviamo le luci anteriori, le luci posteriori e sotto la pedana una striscia LED che serve a favorire la visibilità notturna. Poi, sul manubrio, intanto qua chiamiamo l'operatore, una centralina di buon livello, l'LT01 per chi non la conosce, leviamo il casco che è sempre da usare, e le due leve del freno, perché abbiamo su entrambi gli assi dei freni a disco, ovviamente meccanici, probabilmente nel futuro porteremo anche dei freni idraulici su questo mezzo. Freno posteriore, la luce anteriore in aggiunta, che ho aggiunto io perché purtroppo non sono molto luminose le luci anteriori, quindi ho preferito aggiungere una luce. Poi, per favorire ancora di più il comfort di guida, troviamo delle ruote da 10 pollici con camera d'aria. Questo potrebbe sembrare ai più un punto negativo. In realtà è una cosa che, presa singolarmente, può avere i suoi benefici, perché con un po' di manualità e con 3 minuti riusciamo a riparare qualsiasi buco. Adesso passiamo a prendere due misure per farvi capire di che attrezzo stiamo parlando. Alla fine è un monopattino che non è per tutti. Vi dico subito che il manubrio è largo 60 cm. Parliamo di un'altezza da terra di circa 1,20 m e la lunghezza dalla parte anteriore della ruota alla parte posteriore della ruota dietro siamo a 127 cm. Per quanto riguarda la batteria, abbiamo, come abbiamo detto prima nella intro, 13 ampere di batteria. È una batteria molto capiente. Parliamo di circa velocità 2, che è quella legale. Stiamo intorno ai 22-25 km orari a seconda del peso. Io purtroppo sono quasi 100 kg, di tutto muscolo ovviamente. Parliamo di 50 km di autonomia. La batteria si ricarica tramite un connettore che si ritrova al di sotto, nella parte sottostante della pedana. Adesso ve lo metto a favore di camera. E alla base troviamo una filettatura che serve per andare a stringere per bene il connettore in fase di ricarica. Ovviamente sopra troviamo anche un tappino di gomma che serve per evitare che l'acqua vada a finire al suo interno. Allora, parliamo anche, in quanto essendo un mezzo elettrico ha bisogno di portabilità. Questo non è proprio un mezzo semplicissimo da trasportare, perché il peso, siamo intorno ai 23-24 kg, non è proprio dei più leggeri. In più, il metodo di chiusura è molto stabile e solido, però è un po' macchinoso. Adesso vi faccio vedere come funziona. Here we go, 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 let us heal. Stop.
Una volta arrivati ad aver allentato tutti e due, alziamo il collare e liberiamo il metodo di chiusura. A questo punto troviamo nella parte posteriore un gancio che andrà ad agganciarsi qua sotto e poi siamo pronti per portarlo via. Ovviamente al contrario per riaprirlo. Ora che vi ho fatto vedere un po' tutto nello specifico, direi che possiamo andare a provarlo per vedere se è di vostro gradimento. When you feel it's hopeless, when you think that you've lost all, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Adesso vediamo un pochino anche in accelerazione che sensazioni ci dà. 12, 15, 25, 34 in 35. Siamo arrivati alla velocità massima. I freni, nonostante non siano idraulici, si comportano molto bene. E come possiamo vedere dalla strisciata abbiamo frenato in circa un metro e mezzo, quindi merito dei freni e merito anche delle gomme che sono di qualità buona. Adesso ragazzi siamo su una salita di circa il 18% di pendenza, vediamo come se la cava il Mantis, seguitemi. Allora, ce l'ha fatta, dai. Questo oltretutto con l'ultimo pezzo mi sa che sale anche un po' di più. Eccoci ragazzi, abbiamo aspettato un attimo la notte perché almeno vi facciamo vedere anche come funziona l'illuminazione, il LED sotto la pedana. Eccolo qua. Vediamo sul davanti i due LED bianchi e dietro abbiamo i LED rossi che in frenata iniziano a lampeggiare. Allora oggi sfruttiamo anche l'occasione, siamo qua con una piccola delegazione dei monopattini elettrici Firenze e vediamo un pochino cosa ne pensano di questo Mantis. Allora Amon, ciao. Adesso te ti vai a fare una giratina, poi torni e appena torni ci dai i tuoi commenti a caldo. Va bene, dai, se non mi scappi. Vai. No. Certamente una cosa anche dal G3. Che cosa? Cosa ti ha stupito? Tutto questo. Cioè, non si sente buio e nulla, ora qui è tutto liscio, magari non però sicuramente poi tieni la strada, tanto, e cammina. Vai Jacopo, facci vedere un pochino che cosa sai fare. Mi raccomando, oh, vai piano, che penno? È il mio. Il penno? No, vai cosa piano. Dai. La figata colossale, davvero una figata colossale. L'unica cosa, l'acceleratore qui l'avrei messo in una posizione diversa, però è un po' troppo vicino al freno, però è uno spettacolo, davvero uno spettacolo. Cambieresti il tuo M365 Pro? Quello sì. Allora ragazzi, qua abbiamo anche uno dei soci fondatori del club del monopattino di Firenze, Lorenzo. E dai, dacci anche il tuo parere. Cioè... Vai. Bello bello, tanta roba davvero. Cosa ti piace? La sicurezza che ti trasmette, veramente impressionante, sì. È stabile, curva senza problemi, potenza nel gas, percorrenza, veramente bello bello bello. Ragazzi, sono Christian, finalmente è arrivato il mio monopattino, 800 watt, 13 ampere, 48 volt,
E niente che dire, oggi ho fatto il mio primo giretto e devo dire che rispetto al G30, che io posso paragonarlo a quello, siamo una categoria, anche due categorie superiori, anche se quello là è un ottimo monopattino. Ho avuto qualche difficoltà all'inizio perché il monopattino era bloccato, alla fine grazie a Cabu Italia, che devo ringraziare, e devo dire che anche come post vendita sono stati magnifici, mi ha spiegato come fare e niente, oggi l'ho provato e sono arrivato a 45 all'ora con la batteria che non era completamente piena, mancava ancora una tacca. Jack 600, adesso ripartiamo. Arriviamo alle conclusioni di Cabu Mantis, un mezzo di un livello superiore, molto valido sotto tanti punti di vista, alcune cose sono da rivedere. Il primo punto, che già l'azienda, dopo averla contattato, ci ha fatto sapere che sta già risolvendo il problema, è la rottura della parte interna del canotto. Qua dentro c'è un dado che va ad ancorarsi qua sopra e con le vibrazioni andava a rompersi e quindi creava un'instabilità sul lato del piantone. L'azienda ci ha fatto sapere che già dai nuovi modelli che sono andati in produzione dal 1° gennaio il problema sarà risolto. Ovviamente noi, insieme all'Aco e alle sue manine d'oro, stiamo cercando di ovviare e ricreare un supporto che tiene insieme la forcella al piantone, in modo che con qualsiasi problema non si stacca niente e quindi lo rende ancora più sicuro. L'altra cosa che secondo me è da rivedere, ma più che altro è un consiglio a chi deve ancora acquistare, sui freni. I freni sono sicuri perché frena molto bene, come vi ho fatto vedere prima, però mancano un po' di mordente, cioè potrebbero essere un po' più diretti. Questa cosa secondo me si ovvia semplicemente con l'installazione anche in post produzione di freni idraulici, altrimenti all'acquisto potete tranquillamente richiederli, che fa diventare questo mezzo ancora migliore. L'altro noto negativo potrebbe essere, tra virgolette, il prezzo. Parliamo di 1000 euro. In Italia viene venduto a 1000 euro, che non sono pochi, però per quanto offre è molto meno di quello che sembra. Lo potete acquistare da Cabu Italy, vi lasceremo un link in descrizione. A me mi è arrivato in circa 18 ore, ovviamente dipende da dove state in Italia, in lungo e in largo. Potrebbe allungarsi un pochino di più la consegna, comunque sono molto efficienti sotto questo punto di vista. Ora vi ricordo, come all'inizio del video, di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like e poi ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi!